Ciao a tutti amici dall'animo e dal pollice verde, sono Chiara e vi do il benvenuto o il ben ritrovati nel condominio di Verdi e Contenti. Verdi e Contenti è uno spazio digitale, ci potete trovare sui social oppure sul sito internet verdiecontenti.it, però ci sono anche delle occasioni dove usciamo dall'online e ci incontriamo offline, come appunto mostri, eventi e corsi che organizziamo. Come Verdi e Contenti promuoviamo quelli che sono i vivaisti produttori, quindi tutte quelle categorie di vivai che producono una particolare tipologia botanica. Oggi sono venuta qua in una giungla, veramente giungla tropicale, al vivaio Le Muse a Lanuvio. Sono in compagnia di Luca Recchiuti, un carissimo amico mio e di Verdi e Contenti, e sono venuta ad ammirare quelle che sono le fioriture che ci sono in questo momento nel suo vivaio. Se avete modo venite a trovarlo, perché ogni volta che venite potrete apprezzare diverse fioriture, oppure lo potete trovare ovviamente nel web, sul loro sito internet, sui social e nelle migliori mostre di fiori. Mentre passeggiavo e ammiravo le fioriture di questo posto, mi ha detto, mi sono fermata e ho fatto: Luca, ma quella è? E tu mi hai risposto: una stella di Natale. Ecco, vi ho mostrato finalmente la vera stella di Natale. Sono rimasta senza parole. È bellissima, sapete che ho una particolare predisposizione per le stelle di Natale, ma Luca, adesso ti prego, raccontacela. Assolutamente. Allora, questo è l'aspetto che ha effettivamente la stella di Natale, che il nome scientifico è Euphorbia pulcherrima. È originaria del Centro America e del Messico e diventa un grande arbusto o un piccolo alberello e produce questi fiori caratteristici che sono leggermente diversi da quelli che siamo abituati a vedere, perché chiaramente quelle che vengono vendute nel periodo natalizio sono un prodotto commerciale, quindi devono avere tutte quante la stessa dimensione, le brattee, perché questi non sono petali ma sono brattee. I fiori in realtà stanno al centro, tutte le bratte uguali, e devono essere tutte della stessa dimensione. Questo qui invece è l'aspetto che ha effettivamente questa pianta in natura, quindi i petali, cioè le bratte, sono molto più lunghi e effettivamente sembra proprio una stella. E io sono rimasta incantata, non pensavo, cioè veramente questa me la immagino in natura quello che può essere. Siate clementi con le stelle di Natale, perché noi le compriamo, fanno parte, come ha detto Luca, di una produzione massiccia e massiva data dalla richiesta del mercato. Assolutamente. E può succedere che le perdiamo, ma non perché noi non siamo capaci, perché vengono stressate ampiamente. Sì, perché la condizione di coltivazione in cui vengono prodotte è assolutamente controllata da ogni punto di vista, e chiaramente quando noi poi le portiamo in casa nostra non possiamo riprodurre quelle condizioni lì, quindi le piante che sono già forzate per una fioritura fuori stagione e tutto il resto diventano delle piante molto complicate, ma non perché noi non ci abbiamo il pollice verde, ma perché purtroppo quelle piante sono effettivamente delle piante complicate. Questa è diversa sicuramente. Questa è diversa. Se volete vedere una vera stella di Natale e non volete arrivare in Messico, anche se potrebbe essere una soluzione, un'idea di un viaggio, venite qua e lasciatevi fare innamorare e riempire gli occhi di bellezza dal vivaio Le Muse e da tutte le fioriture tropicali e subtropicali, posso aggiungere, che si trovano qua, e riempitevi gli occhi di questa bellissima stella di Natale. Finalmente abbiamo trovato la vera stella. La vera stella. Io ringrazio Luca, e se il video vi è piaciuto, lo avete trovato interessante, condividetelo con i vostri amici green, perché il giardinaggio è condivisione, e condividendo saremo tutti più verdi e contenti. Alla prossima. Ciao.